Capitolo primo. Non ho più tempo. Mandi, Tony. Non ho tempo da perdere stamattina. Ti ho già detto, passa settimana l'altra. Mandi un'ostia, Lorenzutti. Sono 3 mesi che mi devi quei soldi e adesso li tiri fuori, tutti, ora. No settimana l'altra. Sul piano del bancone, tra una pila di magliette spiegazzate e colorate e il registratore di cassa, Tony picchia forte il pugno, proprio sul ciuffo di Adriano Panatta, che nella foto sotto vetro del pianale sorride in una pubblicità delle Superga. Un colpo di tosse, poi un altro e un altro ancora. Tony si piega in avanti senza riuscire a smettere. Convulsioni. Lorenzutti si guarda in giro, butta un occhio oltre la vetrina sul marciapiede. A Udine è mattino presto. Lui ha appena aperto il suo negozio di articoli sportivi e non è ancora entrato nessun cliente, solo il Tony, che adesso sta tossendo a ripetizione, il fazzoletto portato alla bocca, gli occhi di fuori. «Vien dietro», gli dice Lorenzutti. Tony prende su una borsa appoggiata per terra, aggira il bancone e segue Lorenzutti nel retrobottega. «Non stai bene, Tony». «Non sto ben perché ti non me paghi, sacramento. Non sto ben perché te mi vuol fottere». «Non dir così, Tony, che ti ho sempre voluto bene». E adesso quella tosse mi fa pensar mal. Ti non ti devi pensar, né ben né mal. Ti te mi devi pagar, capisto? Lo so, ma ti ho già dito, l'affare è lungo, complicato. No che niente de complicato. C'eravamo d'accordo, il 15% del ricavo delle cessioni tocca a me. Del resto non mi interessa un'ostia. Ma non siamo riusciti ancora a chiudere tutti i contratti, Tony. Che se almeno una mezza dozzina di società in ballo e una volta non c'è il presidente e un'altra manca il contabile. Salto come funziona ste società. Lo facciamo per passione, mica per i soldi. Guardami che son qui la mattina presto a lavorare in negozio. A me non mi interessa un cazzo di quel che ti ha dito. Mi voglio ser pagà adesso, non ho più tempo. Un altro colpo di tosse non gli lascia finire la frase. Una raffica di colpi. Tony è sconquassato. Porta ancora il fazzoletto alla bocca per cercare di arrestare quegli schianti secchi ripetuti. Si piega, si abbassa, prende qualcosa dalla borsa. Lorenzutti sbianca. No, Tony, non far così. Guarda che son bonde farlo. Per l'amor di Dio, Tony. Lascia star Dio che non esiste, Dio. Non esiste par me, so sempre sta comunista al contrario di te. Sacramento de un sagrestan falso. Cosa ti vuol che me importi de Dio e dell'amor poi? Dice Tony con una pistola in pugno. Te sei matto, Tony. Te sei matto. Mai stato più san de testa de in cuo. Mi no esco de qui se prima ti non me paghi. Dal retrobottega un colpo. Secco. Non di tosse. Tony rimette la pistola nella borsa. Esce. Si ferma davanti al bancone al primo cliente della mattina che ha sentito tutto, che lo guarda atterrito, dice: Gocopà e Lorenzutti. Kill mi pare di averle già visto. Una faccia nota, ma chissà dove, chissà quanto, forse una vita fa. Il maresciallo Iovine Pasquale, da Torre Annunziata, classe 1934, suda. Suda e pensa. Torre Annunziata è proprio una vita fa, 20 anni addietro, quando lui 20 anni non li aveva ancora e non aveva neanche la divisa. Il maresciallo Iovine Pasquale, da Torre Annunziata, è diventato carabiniere nel 53. Qualche anno dopo l'hanno mandato quassù al nord, anzi, nord-est, Udine, posto di frontiera, più militari che donne. In Friuli, però, Iovine Pasquale, una donna l'ha trovata, e come? E mica aveva fatto fatica, eh? 20 anni fa, erano piezze sarracino, faceva colpo. Quante belle bionde nordiche che gli sorridevano allora. 20 anni fa, e anche 20 chili fa. Maronna che calda. Il maresciallo Iovine Pasquale sbuffa via i pensieri nell'ufficio della stazione dei carabinieri in via Calligaris 8 a Udine, in quel maggio 1974 che sembra già pieno luglio. 20 anni fa e 20 chili fa, a una sagra di maggio in Balera,
aveva conosciuto la sua Maria, la Mariù, come dice lui. E per la Mariù alla fine si era fermato lì al nord, a Udine. Aveva fatto pure carriera. Carabiniere semplice, carabiniere scelto, appuntato, vicebrigadiere, brigadiere e infine maresciallo. E avrebbe anche potuto chiedere di tornare a casa. Napoli, o sole, o mare, o ciuccio. Ma perché la passione mai dimenticata di Iovine Pasquale era proprio lì? Il Napoli, il suo Napoli, quello che ragazzino andava a vedere allo stadio del Vomero, delirando per Bepi Casari, il portiere, per Core de Roma, Amedeo Amedei, che da Trastevere era approdato all'ombra del Vesuvio, e per lo svedese Assey Epson, detto «O banca Napoli», tanto era costato al presidente, il comandante Lauro, 105 milioni. Invece no. Iovine Pasquale, proprio per Mariù, aveva messo radici in Friuli, tutti a dirgli «Ma che ci fai lassù al nord al freddo?» Ma Pasquale al freddo c'era abituato, anzi gli piaceva. E il caldo proprio lui non lo sopporta, come oggi. Il maresciallo Iovine Pasquale suda. Suda e guarda la persona davanti a sé, dall'altra parte della scrivania. Gli occhi vanno dalla foto segnaletica al volto dell'uomo seduto a testa bassa, stempiato, gli occhiali dalla montatura grossa e scura. Ogni tanto tossisce portandosi un fazzoletto alla bocca sottile con una piega amara. Eppure chi sta l'ho già visto. Pensa tra sé e sé il maresciallo Iovine in quell'andirivieni di sguardi tra il verbale dell'arresto e il volto dell'arrestato. Un lampo nella memoria, il nome da prima sussurrato. Bacchetti Antonio, Bacchetti Antonio, Bacchetti, e finalmente scandito Bacchetti Antonio Cammella. Ma che è? Sei ovvero tu? Bacchetti alza la testa, dice sì. Oh Cammel! Ma lo sai, io ti vidi giocare al Vomero, continua il maresciallo. Bacchetti, dietro gli occhiali spessi, prova a ricacciare indietro le lacrime. Maronna mia, sei proprio tu! Ma che hai combinato, santi Dio? Bacchetti non risponde e riabbassa la testa. Poi un colpo di tosse lo scuote, quel tanto però per cacciare in gola la commozione. Lorenzuti se l'è cercata. Non mi sono mai piaciuti quelli che fai furbi, quelli che si approfittano dei più deboli. Ai miei ragazzi che avevo promesso che ci avrei trovato una sistemazione in altre squadre. Lorenzuti ha detto che pensava lui a procurare dei nuovi contratti, ma poi ha fatto la cresta sulle commissioni. Il football non può diventare solo compravendita. Se i ragazzi non li puoi trattare come le vacche al mercato, de sto passo dove andremo a finire? Lo so anche a me che il calcio non è mai stato solo un gioco. Anche ai tempi miei girava i soldi e non tutti si erano puliti, ma quei come Lorenzuti che illudono i giovani e poi, quando non li servono più, li scaricano come merce andata male, mi li massaria tutti. Bacchetti, ti sei inguaiato male male, lo sai? Non mi importa l'accidente, mi so che ho fatto giustizia e me basta. Oh, sei sempre stato un testa calda, Bacchetti. Mi ricordo quando ti nascondevi in tribuna pur di fare un dispetto all'allenatore che ti stava a ca. Incalza il maresciallo indicandosi il gargarozzo. Monzeglio era un fascista. E anche il presidente Lauro. Se la banca a quello a comprare i voti delle elezioni con scarpe spaiate. E mi non fa se gol pari fascisti. Bacchetti, Bacchetti, ma pensa a te, che brutto guai ti sei cacciato. Hai cacciato pure me. Maresciallo, che guai volete avere voi? Voi fate il vostro mestiere, adesso tocca al giudice. Ma che credi? Che la sono guai o cammel? Quella che 20 anni fa al Vomero mi faceva impazzire a ogni dribbling, a ogni finta, a ogni gol che gonfiava la rete. No! Cosa vuol dire, maresciallo? Un lampo guizza dietro gli occhiali di Bacchetti. Vuol dire che adesso tu vieni con me. Il maresciallo Iovine Pasquale esce dall'ufficio col Bacchetti sotto braccio. Abbondato con la Ianni, preparami la Giulietta. Signor sì, maresciallo. Maresciallo, aspetti che le preparo una scorta, dice il solerte vicebrigadiere Patanè uscendo dal suo ufficio. Lascia stare, Patanè, col Bacchetti me la sbrigo da solo, torniamo tra un paio d'ore. Patanè è perplesso, ma rimane sulla soglia della caserma a guardare il maresciallo e i Bacchetti che salgono in auto. La macchina sgomma fuori dal cortile. Udine è subito campagna.
La Giulietta dei carabinieri corre veloce verso la pianura, direzione sud-est. Sopra le loro teste la cappa di caldo soffocante del pomeriggio si sta condensando in pesanti nuvole nere. Poco oltre il cartello Pradamano una macchina si ferma sul ciglio della strada. Lungo il fosso spuntano delle primule rosse. Che strano, primule rosse a fine maggio. E il temporale sta per cominciare. Capitolo terzo. Parlami d'amore, Mariù. Perché mi hai chiesto di fermare proprio qui? Chiede il maresciallo a Bacchetti. Perché voglio portarti a vedere una cosa, risponde il Toni, dando del tuo al commissario come se fosse un vecchio amico. Imboccano tra due file di cipressi il viottolino che porta al cimitero. Bacchetti cammina deciso, un po' curvo di spalle. Il maresciallo lo segue. Entrano sotto un voltone a cappella con una cupoletta a scaglie di tanti colori, di quelle che vorrebbero imitare i portali dei grandi cimiteri monumentali che stanno in città. Dentro però è un cortile di campagna. Sulla destra allineate una decina di cappelle da signori, in fondo una piccola chiesetta. A sinistra la distesa delle tombe, non più di un centinaio. Bacchetti va avanti, sicuro, per di lì. Si ferma di fronte a una tomba un po' più grande. A differenza delle altre, non è di pietra bianca e grezza, ma di un marmo nero e lucido. Intorno ben tenuta una bordura di ghiaietto chiaro. Sulla destra un vaso di iris viola. Sulla lastra nera verticale un nome inciso a lettere d'oro. Famiglia Comuzzi. Più in basso una fotografia, un nome e due date. La fotografia ritrae un uomo di una trentina d'anni. Ha lo sguardo duro di chi è abituato a comandare, a farsi ubbidire. Gli occhi che sembrano ancora adesso chiedere conto di qualcosa. Comuzzi Antonio è il nome. 1914 e 1945, le due date. Bacchetti, senza parlare, indica la foto. E il maresciallo Iovine si asciuga la fronte. Un tuono più vicino fa volare via i due colombi che tubavano in cima alla croce di una tomba. Era il marzo del 45, inizia a raccontare Bacchetti. Comandavo una brigata partigiana. Mi chiamavano la Primula Rossa, anche se quel che tenevo nel Baveros era un garofano. Il Comuzzi me lo ha portato avanti una notte. I miei uomini erano andati a prenderlo a casa qui a Pradamano. Collaborava coi tedeschi, coi repubblichini. Girava con la sua banda per i cascinali. Diceva al contadino: se scopro che ti ga aiuta i partigiani, se ti che dà da mangiare o se ti li scondi, domani torneremo e ti do fuoco. E qualche volta l'aveva anche fatto. Quella notte il Comuzzi mi guardava con aria di sfida, proprio la stessa di quella foto lì. Quante volte in tutti sti anni in drio son tornato a vederla. Lo schianto secco di un fulmine dietro ai cipressi, poi i primi goccioloni. Non fanno in tempo a ripararsi nella chiesetta che comincia a piovere a secchiate. E che hai fatto quella notte, Bacchetti? Chiede il maresciallo asciugandosi dalla pioggia più copiosa del sudore. Ho fatto quel che mi toccava far, portarlo davanti a un tribunale dei partigiani e giudicarlo, anche se la sentenza le era già scritta. Quel giorno però i nazisti che aveva cominciato un rastrellamento, il nostro comando era in montagna e non ga sbarrà la strada. Non potevamo portarci drio il Comuzzi. Ai casali de Porpetto ho deciso me, meglio finirla lì. Do colpi, poi che moscava una fossa lì. Il maresciallo Iovine resta in silenzio, poi si passa ancora una volta il fazzoletto sul volto. Lo scroscio è quasi finito, guarda fuori, alza gli occhi verso le nuvole nere che corrono via verso est. Vieni, mo te faccio vedere una cosa io, adesso. E cammina verso un altro angolo di cimitero. Bacchetti lo segue più incerto questa volta. La piccola tomba fa fatica a contenere tutte quei nomi, tanti nomi, 4, 5, 6, e neanche una foto. Nomi diversi ma stesso cognome, Colussi, e una data, la seconda, sempre la stessa, 1944. Mica lo potevi sapere tu, quando mi hai chiesto di fermare la Giulietta qui a Pradamano, dice il maresciallo. Thank you.
Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi verdi brillano, fiamme di luce scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Negli occhi tuoi non volo più. Parlami d'amore, Mario. A Pradamano ho conosciuto la mia Mario. Ci veniva a ballare. La sua famiglia era di qui, contadini. Quando è successo non avevo ancora 8 anni. L'agosto del 44. Arrivarono che finiva il pomeriggio vestiti di nero. Diedero fuoco, la casa, la stalla, il fienile. Morirono tutti, il padre, la madre, la nonna, i 3 fratelli, tutti più piccoli. No, lei no. Era andata nell'orto a raccogliere l'insalata. Si era fermata un po' di più a giocare con le lucertole sotto il gelso. Sentì le urla, poi gli spari. Si nascose sotto le frasche. Non la videro. Ma lei invece vide tutto. Il fuoco, il fumo, le fiamme. Bacchetti ascolta, fermo, inchiodato. La pioggia ha rinfrescato l'aria, ma questa volta tocca a lui sudare. Passano pochi minuti che sembrano anni, poi arriva la tosse. Un colpo, 2 colpi, la solita raffica che fatica ad arrestare. Il maresciallo lo deve prendere sotto braccio per portarlo via. Fanno pochi passi. Si fermano davanti a una tomba poco più in là, una tomba nuova, scavata da poco, forse qualche settimana. Non c'è ancora il nome, solo una piccola foto a colori protetta dal cellophane. Una donna bionda e ancora giovane che sorride. E questa è la mia Mario, dice il maresciallo Iovine Pasquale. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi verdi brillano, fiamme di luce scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Negli occhi tuoi non svolo più. Parlami d'amore, Mario. Capitolo 4. Più forte è me. La Giulietta è ripartita. Ancora una volta sgomma via nervosa sulla curva in fondo al vialetto del cimitero. A indicare la direzione il gallo segnavento che cigola in cima al piccolo campanile della cappella del cimitero di Pradamano. Buttrio, Manzano, San Giovanni il Natisone. La Giulietta corre via verso est. La Jugoslavia è a mezz'ora di strada, un confine dietro cui si può sparire. Far sparire 2 vite arrivate a un bivio, o forse in fondo. Il maresciallo Iovine ha raccontato e ha chiesto di raccontare. Toni Bacchetti ha ascoltato e tra un colpo di tosse e l'altro ha annuito. 30 anni prima aveva gambe buone per la montagna, ora le sue gambe sono una Giulietta dei Carabinieri e un maresciallo impazzito. Impazzito di dolore, come la sua Mariù impazzita di ricordi mai sotterrati abbastanza. I primi anni Pasquale era stato la sua cura, il suo medicamento, il suo oblio. Poi col tempo gli incubi erano tornati, sempre più incalzanti, sempre più orribili. Pasquale non bastava più,
Non bastavano più le sagre, le balere, le pergole d'estate, il caldo delle osterie d'inverno. Non bastavano gli abbracci da togliere il respiro, amarsi senza risparmio, perdersi l'un dentro l'altro. I bambini che non erano mai arrivati avevano tutti la faccia dei fratellini di Mariù. Il maresciallo racconta senza fermarsi, cambiando a scatti le marce alla Giulietta sulla strada che saliva per il Collio, tra le vigne ancora tenere senza foglie. Cormons, il bosco della Plessiva. A una frasca di zegla davanti a due taiuti di tocai, Iovine Pasquale confessa: «Sono stato io. Mariù ci aveva provato già altre volte, tante volte. Non so come, ma l'avevo sempre fermata in tempo. Ma negli ultimi mesi la sua voglia di farla finita era diventata più forte a me. Non ce la facevo più. Mi hanno obbligato a ricoverarla in un ospedale psichiatrico. Avevo sempre detto no, ma alla fine ho ceduto. Da principio sembrava che stesse un po' meglio. Mi sorrideva quando mi vedeva arrivare. Passavamo ore a tenerci la mano, in silenzio. Poi lei mi diceva: adesso va, torna a casa. Me l'ha detto anche l'ultima volta, sorridendomi. Ci vediamo domani. Vai, ora è tardi. Sto meglio adesso. Mi han chiamato la mattina. Avevano trovato la finestra aperta. Lei era finita di sotto, senza un grido. Bacchetti tossisce, senza riuscire a parlare. Adesso capisci, caro cammella, perché non me ne frega più niente. E per me tu puoi anche andartene via, tu che almeno giustizia te la sei fatta a modo tuo e hai saputo mettere un punto alla tua vita. Bacchetti guarda il maresciallo e si chiede dove vuole arrivare. Laggiù, a 200 metri, ci sta il confine. Dall'altra parte si ricomincia, forse. O almeno ci proviamo. Io sono pronto. Tu? Che fai? Dice Iovine Pasquale togliendosi la giacca della divisa. La Giulietta davanti a sé il posto di frontiera. Plessiva. Plescivo. C'è una casetta di legno e una sbarra bianca e rossa. Due guardie stanno chiacchierando. Si voltano quando sentono un motore rombare. Non fanno quasi in tempo ad accorgersi che la Giulietta, una Giulietta dei carabinieri, gli è quasi addosso. Si tirano da parte atterriti mentre il muso della macchina lanciata sfonda la sbarra. Una delle due guardie ha la prontezza di imbracciare la pistola, prendere la mira e sparare. La Giulietta sbanda, poi esce di strada sfondando un guardrail in un frastuono di ferro e di alberi schiantati. Corre Bacchetti, corre come non correva da quando giocava al vomero. Corre e urla che non si capisce cosa. Le due guardie si voltano e lo vedono arrivare senza fiato, piegato in due. No, maresciallo!